Circa 10 giorni fa venimo a fare delle riprese. 10 giorni fa queste acque erano limpide, particolarmente pulite. 10 giorni fa era tutto chiuso, aziende, negozi, e l'acqua era pulita. Oggi l'acqua è già più torbida, è già più sporca, ci sono già bollicine sopra di non so, prodotte da non so cosa. Beh, vuole significare che qualcosa di particolare è successo, anzi no, scusate, non di particolare, qualcosa di usuale. Perché era usualmente visto questo fiume sporco, colore giallo, perché c'era qualcosa di anormale, forse a monte o forse a valle, a qualche chilometro da qui, non lo sappiamo. Questo è un lato, venite a vedere dall'altro. Dall'altro lato del ponte, perché questo è un ponte che collega Pagani a San Marzano, questo ramo del fiume, non di Como, ma questo ramo del fiume di Pagani a San Marzano era meravigliosamente bello. Acqua limpida, uccelli che svolazzavano. Adesso l'acqua non è più limpida, ha un colore strano, è torbida. Uccelli ce ne sono perché c'è una folta vegetazione, canneti in abbondanza. Allora dobbiamo ripetere. Di cosa non è capace l'uomo? Di cosa non siamo capaci noi? È bastato liberalizzare o aprire. Non voglio dire qualche azienda, per l'amor di Dio, non voglio incolpare nessuno. Faccio il finto tonto. È bastato poco per rendere di nuovo torbido così com'era il fiume, la solofrana e perché no, anche il fiume Sarno.